A Borrello la lista civica Concordia e Progresso per Borrello ripropone come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali del 25 maggio Giovanni Di Nunzio, sindaco uscente di Borrello, che quindi vuole proseguire nel cammino amministrativo iniziato 5 anni or sono. Con quali punti programmatici? Sì, la nostra lista si ripropone a distanza di 5 anni, siamo per la maggior parte le stesse persone che componevano la vecchia lista con l'ingresso di qualche nuovo candidato e chiaramente essendo una lista uscente ci proponiamo soprattutto di portare a termine alcuni progetti che avevamo già inserito nel programma di 5 anni fa e alcuni fortunatamente sono stati anche finanziati, tipo non ultimo i 6.000 campanili, il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture. Borrello è stato uno dei 3 comuni della provincia di Chieti finanziati, ci porteranno a recuperare definitivamente il centro accoglienza anziani, a fare una struttura che possa essere veramente riferimento anche del territorio. Poi abbiamo adesso, qualche giorno fa, abbiamo firmato la convenzione con la Regione per la sistemazione di alcuni sentieri e dell'accesso alle Cascate del Verde, l'altro punto di forza del nostro comune, quindi a livello turistico, con le ormai 12-13 mila presenze anno, e contiamo con questi lavori, con la sistemazione dell'area camper e dei sentieri, di raddoppiare nei prossimi anni le presenze e far ripartire anche la struttura ricettiva che abbiamo, che è l'ostello della gioventù, così da poter avere anche del turismo residenziale, perché adesso il turismo è soprattutto un turismo di passaggio, così, in giornata. Ma ci sono altri progetti presentati, non so se verranno finanziati nel prosieguo, tipo il recupero e la ristrutturazione dell'edificio comunale come struttura sismica primaria, cioè in caso di sisma possa diventare la struttura dove vengono svolti tutti i servizi legati al sisma. E niente, adesso abbiamo anche il discorso della squadra in eccellenza, non so cosa potremo fare sugli impianti sportivi, cercheremo nel limite delle nostre possibilità di dare una sistemata agli impianti che comunque già sono impianti, diciamo, che possono anche sostenere la categoria, però qualche cosina probabilmente andrà fatto, sperando che questo, diciamo, se la squadra giocherà a Borrello, possa anche qui incrementare le presenze di turisti che possano poi, insomma, apprezzare le nostre bellezze oltre a godere dello spettacolo calcistico. Poi chiaramente il nostro programma prevede di mettere mano anche a una serie di situazioni che magari sono state un po' tralasciate perché ci siamo concentrati su altro, come l'arredo urbano, come possa essere la ricerca di, non so, di fondi per il sociale, per dare una mano anche a chi, alle famiglie più bisognose che possono aver bisogno di un aiuto, come può essere, insomma, la viabilità, insieme, speriamo, insieme alla provincia o a chi sostituirà la provincia, di poter avviare una sistemazione del collegamento tra Borrello e l'ingresso della superstrada a Quadri, che adesso per noi è fondamentale, però abbiamo questo tratto di strada che veramente è in condizioni, insomma, poco felici. Speriamo lì di avere con chi interloquire per poter arrivare anche a sistemare questo. E poi continueremo con l'opera di coordinamento fra le varie associazioni di Borrello. Noi abbiamo il gruppo Alpini, abbiamo la società sportiva, abbiamo l'associazione culturale, la Proloco, il comitato feste, e in questi anni abbiamo avviato un bel discorso di collaborazione. Speriamo di poter incrementare questo e di arrivare che il comune si faccia veramente da parte del tutto per affidare poi a queste associazioni tutto quello che riguarda il tempo libero e, insomma, altre attività che possono essere specifiche o per la Proloco, per l'associazione culturale, come la sistemazione del nostro museo delle tradizioni contadine che abbiamo qui nell'edificio sotto il comune, possa essere magari gestito da un'associazione culturale, un punto informativo possa essere gestito dalla Proloco, il gruppo Alpini potrebbe farsi carico della sentieristica delle escursioni, e la società sportiva, beh, nel suo campo già fa tanto. Quindi questo è un altro,
diciamo, un altro punto che vorremmo sviluppare. E poi vorremmo fare tanto altro, però non so se sarà possibile. È chiaro che il ruolo del sindaco nei prossimi 5 anni sarà un ruolo molto delicato, perché da come si sta evolvendo la normativa e tutto quanto, si andrà verso un accorpamento delle funzioni con altri comuni. E il sindaco non vorrei che rimanesse veramente un amministratore di condominio che sarà lì solo a far pagare le tasse per sistemare quella strada o sistemare quell'altro edificio, perché adesso col federalismo lo Stato sta tagliando i trasferimenti che andranno sostituiti con altre entrate. Quindi un po' di risparmio verrà sicuramente dalla costituzione di unioni di comuni, altro dovrà venire per forza dai cittadini, e i cittadini giustamente sono già in fermento e sul piede di guerra. Riceviamo delle note, soprattutto magari da cittadini che stanno fuori, che hanno le case, che vengono solamente 2 o 3 mesi l'anno, e dicono: noi non possiamo essere equiparati a chi è sempre presente con la spazzatura. Quindi ci sarà tutto un lavoro grosso da fare, e sarà un lavoro difficile, auguriamoci di riuscire a farlo, se no avremo degli esempi eclatanti come il nostro paese confinante Sant'Angelo del Pesco, dove non sono proprio uscite le liste e adesso andrà il commissario e nessuno si è voluto far carico di questa incombenza. Noi ci auguriamo di no, perché comunque è un gruppo che siamo appassionati, ci crediamo e vogliamo andare avanti, però speriamo che ci mettano anche nelle condizioni di farlo.